Gara valida per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza Athletic Club Palermo, forte della vittoria. Nell'andata di Terrasini affronta la super giovane Castelbuono nel campo del Santissima Trinità di Geraci, e tra la nebbia e la pioggia il primo pallone messo in mezzo da Reynoso, la deviazione di Punzi che finisce sul fondo, sul calcio d'angolo poco dopo il pallone che rimbalza in aria, e Iantus a cercare la conclusione al volo ma finisce fuori dallo specchio. Padroni di casa che ci riprovano, superato il ragone, pallone messo in mezzo, ma è provvidenziale l'intervento di Giuliano a mettere il pallone in calcio d'angolo e a salvare tutto. Super giovane che ci riprova, ma il vantaggio arriva per l'Athletic Club Palermo. Il pallone in verticale per Mustacciolo che sterza e calcia con il destro, e 1-0 la rete di Vincenzo Mustacciolo che porta in vantaggio la formazione di mister Vincenzo Giannusa. Quando siamo al 29esimo il pareggio arriva 6 minuti dopo, calcio d'angolo battuto, palla che rimane in area di rigore, la trova Torres che con una conclusione tutta potenza di destro riesce a mettere all'incrocio dei pali. 1-1 il risultato, con il quale si concluderà il primo tempo. Ripresa che si apre con questo episodio, ammonito Mercanti per simulazione da calcio d'angolo, diventa pericolosa la super giovane Castelbuono che ci riprova sul versante di sinistra, palla deviata, rimbalza in aria, è sempre Arenoso che trova una grandissima parata di Davide Ragone. Attacca ancora la formazione di casa, pallone ribattuto in aria, Pappalardo ci prova, vantaggio che arriva però sugli sviluppi di questa azione, il pallone dentro di Belecco per Suarez, va giù in aria, contatto con Consiglio e calcio di rigore, esulta la super giovane che si presenta dal dischetto con Arenoso che spiazza Ragone e il gol del 2-1 per la formazione di mister Bognanni, che passa dunque in vantaggio anche nel doppio scontro. Si aprono gli spazi in contropiede con Diallo che supera Morello, poi riesce ad aprire bene sulla sinistra, la conclusione con il mancino, chiama in causa ancora Ragone che si fa anche male su questo intervento. Athletic Club Palermo che rimane prima in 10 per questo doppio giallo a Gianmarco Corsino, e poi il contrasto tra Diallo e Punzi è punito con il secondo cartellino giallo anche per il difensore centrale. 9 uomini per l'Athletic Club Palermo che ci prova proprio sul fischio finale con un calcio di punizione di Mustacciolo che non trova lo specchio della porta, finisce così 2-1, passa il turno, va in semifinale la super giovane Castelbuono. Athletic Club Palermo fuori dalla Coppa Italia.